Sono arrivate le mie nuove felpe, magliette e zainetti di Poppy Playtime. Le trovi solo su nerdoverdose.com. Ciao a tutti ragazzi, come va? Io sono Billy e oggi sono pronto a combattere Mommy Longlegs. Infatti sono preparato, mi sono portato una spada per attaccare. Ma questa è la spada di Minecraft. Degli occhiali potenziati. Sembra una mosca. E una corona per dimostrare a Mommy Longlegs che io sono il re. Allora, sono pronto a combatterla. Allora, Billy, sei pronto a combattere Mommy Longlegs? No! Billy, ma dove vai? Scusami, Ele, ma io non ci voglio più venire. Ho troppa paura di Mommy Longlegs. Devi rimanere qui con me e aiutarmi a sconfiggere Mommy Longlegs. Come posso farcela da sola? Senza le tue abilità? Sì? Sei molto... Esatto, non ti servo. Sì, ok, effettivamente potrei farcela da sola. Ma mi servi perché magari Mom Legs all'ultimo si innamora di te e salviamo la situazione in questo modo. Tu ti fermi qui. Ragazzi, ma devo sempre impazzire con Billy. Non so mai cosa fare. Oh, va bene. Dov'è che eravamo rimasti? Eravamo rimasti che dovevamo cercare di sconfiggere il cane bruco colorato. Come facciamo? Oh, sì, giusto. Beh, mi sono stancato di sto cane. Oggi sono arrivato pronto. Ehi, bel cagnolone bruco. Guarda cosa ho per te. Un bello snack. Ma Billy, i cani non mangiano i marshmallow. Allora, perdonami Ele, ma scusami, non mi sembra un cane normale. È un cane bruco color viola e azzurro. Immagino che gli piacciono anche cose diverse rispetto a un osso normale, no? Se lo mangerà un marshmallow a forma di gelato. Questo è vero. Ragazzi, non avrei mai pensato che il cervello di Billy potesse servire a qualcosa. Grazie. Adesso andiamo avanti. Ragazzi, ho paura per quello che succederà ora che abbiamo finito i 3 giochi. Oh no ragazzi, dobbiamo di nuovo entrare in uno di questi condotti. Oh Ele, mi dispiace ma stavolta vai tu per prima. Perché ci devo sempre andare io? Beh, perché tu sei la più coraggiosa. E anche la più carina. Ok, mi hai convinto, andiamo. Coraggio, ancora qualche passo. Ma dove siamo finiti? Ma che ne so io di dove siamo caduti, sei tu che eri lì davanti. Shh, Billy. Sento qualcosa. Oh mamma, penso di essermela fatta addosso. E stavolta penso che sia quella solida. Ragazzi, sapete cosa voglio di fare? Di allungare le nostre braccia robotiche. Billy, aspetta! I asked you to play fair and you cheated! Mia Mommy Longlegs da così vicino sei ancora più brutta e rognosa. Non mi sembra il momento di insultarla. Ce l'abbiamo 2 metri di distanza. E visto che ha dei tentacoli lunghi 8 metri, è come se ce l'avessimo davanti. Cos'è che sta dicendo? Sta dicendo che abbiamo barato. Ma non è vero. Adesso faremo un altro gioco. Oh, che rottura di Zebedei. Un altro gioco. Io vado a fare merenda. Quindi non mi sembra il momento di fare merenda. Ha detto di voler giocare a nascondino. Sì, beh, avrei giocato a nascondino anche se lei non me l'avesse chiesto. Voglio scappare da questo ragno gigantesco. 10, 9, 7. Presto, 6, Billy, dobbiamo trovare un nascondiglio. Se io non vedo lei, lei non vede me. Oh, non funzionerà così. Ragazzi, dobbiamo pensare a un nascondiglio. E in fretta. 5, 4. Ma dove? Non gioca a nascondino dalle elementari. E onestamente non mi ricordo neanche più in che classe sono. Prima media, terza liceo, quinta media, 3, 18esima elementare. 2. Ah! Ragazzi, se Huggy Wuggy faceva paura, Mommy Longlegs è ultra super spaventosa. Billy, però anche tu, ma come ti è saltato in mente di rimanere davanti a lei? Dovevamo scappare. Mi dispiace, starò più attento la prossima volta. 10, 9. Ecco che hai ricominciato a contare. E adesso cosa 7, facciamo? Ah, ci sono! Indossiamo gli occhiali dell'invisibilità. Che cosa? 2. Ma com'è possibile, Billy? Questi occhiali dove li hai trovati? Non lo so, me li avevano dati una volta 2 tizi chiamati Cosmo e Wanda. Comunque, non perdiamo tempo e andiamo avanti.
Ma dove siamo finiti? Questo posto è sempre più buio, si vede sempre di meno. Sembriamo essere finiti nei sotterranei o forse nel magazzino della fabbrica Playtime Co. Oh, guarda un fornetto! Avevo proprio voglia di cuocere i miei marshmallow. Billy, aspetta, non sappiamo cosa succede! Scusa, avevo fame. Vuoi uno? Ecco, tocchi sempre le cose senza che io ti dia permesso. Guarda, in realtà ti ho portati avanti. Ecco un nuovo passaggio segreto. Io lo sapevo. Sì, è stata solo la fortuna del principiante. Andiamo avanti. Guarda, Billy, ho trovato un foglietto. Invece ho trovato una leva. Ma perché tocchi sempre le cose senza che ti dica di farlo? Vabbè, Ele, scusa, non sei mica mia madre. E anche se lo fossi, non ti ascolterei comunque. Un altro condotto, sono stufa di andare in... Oh, mamma mia! È lì! È lì! Scappiamo! Dobbiamo scappare, presto! Ma è ancora lì dietro? Beh, non ti girare a guardare, certo che è ancora lì! Chiudiamo il portone. Forse non si è accorta che siamo qui dietro. Andata via. Ok, è andata via, possiamo proseguire. Per fortuna. Il problema è che adesso non so neanche più come possiamo tornare in superficie. Mamma mia, ma chi lo sapeva oggi che mi sarei dovuto portare un pannolino? Me la sono fatta addosso di nuovo! Ma poi hai sentito che versi strani che fa? Almeno Aggie Waggie stava zitto. Oh, guarda, un'altra leva! Billy, no, aspetta! Tutte queste leve, aiuta! Non mi ascolti mai! Presto, dobbiamo correre, ragazzi, che paura! Ma secondo te ci sta ancora seguendo? Sì. Che puzza, ma dovevamo passare proprio per le fogne? Billy, ti sembra il momento di lamentarti? Ehi, le fogne sanno delle mie scorregge. Billy! Scusa, era per sdrammatizzare! E le saltiamo nel buco! Saltare in un buco? Ma sei pazzo? Hai idee migliori? Ok, va bene! Coraggio, Billy, tira la leva! Ma mi hai detto di non premere le leve! Adesso la devi tirare! Va bene, non si sa mai che cosa vuoi! Forza, ma quanto ci mette questa tapparella ad alzarsi? Forza, apriti! Non puoi fare un po' più in fretta! Ok, l'abbiamo seminata. Per fortuna adesso non ci sono più quei suoni strani e Mommy Long Legs è lontana. Sì, però anche tu, Ele, ce la mandi. 5 secondi fa eravamo tranquilli, non potevi stare zitta? Dove eravamo rimasti? Cosa facciamo adesso? Oh, Billy, ho trovato! Sì, Ele? Laggiù c'è un portone che neanche i mostri sono in grado di distruggere. Cerchiamo di rinchiudere Mommy Long Legs lì dentro. Ok, va bene. Ok, Billy, chiudi la porta! E vai! Finalmente abbiamo sconfitto Mommy Long Legs! Ora posso andarmi a mangiare una pizza per festeggiare! Adesso dobbiamo tornare al treno e forse così saremo salvi. Quanta strada! Però siamo praticamente tornati al treno. Accidenti, non mi ricordavo che fosse così grande la fabbrica. Però effettivamente siamo scappati per molto tempo da Mommy. You kill her? Poppy! Good. I'll board the train. Ma a voi non sembra un po' strana? Ele, guarda! Uno scivolo! Sì, io non ci andrei così felicemente da tutto questo scivolo. Wow! Aspettami, Billy! Dove siamo finiti? Oh, non cambierà mai. E questa sala? Sembra un po' una di quelle sale dove i bambini fanno le feste di compleanno. Ecco il treno finalmente! Il trenino ciuff ciuff, il trenino ciuff ciuff. Ma è divertentissimo! Oh, Ele, prova a guardare un attimo dietro di te. Perché? Cosa c'è dietro di me? Oh, ma sono tornati tutti quanti i nostri amici! Vabbè. Amici si fa per dire. Ehi, come ti permetti? Scusami, Aghino. Sono di nuovo tutti quanti qui. Poppy Playtime, Kissy Missy, Aghino e tutti quanti gli amici di Aghino e Kissina.
Come sei elegante che sia. Ele, scusa un attimo. Che c'è, Billy? Il treno, non riesco più a comandarlo. Sta andando dove vuole lui. E fermalo, fai qualcosa. Ci sto provando. Ho paura che Poppy ci abbia ingannati. Dove cavolo stiamo finendo? Grazie, ho paura. No, aspetta. Ma quindi vuol dire che non siamo ancora usciti dalla fabbrica. E adesso cosa facciamo? Cosa? Dobbiamo rimanere ancora qua dentro? Ragazzi, probabilmente ci aspetta un nuovo mostro alla fabbrica di Playtime Co. E voi dovrete aiutarci a distruggerlo. Come? Entrando nel team Olivieri, iscrivendovi al canale. Ti basterà cliccare sul tasto iscriviti e lascia un bel mi piace che ci darà la forza per continuare l'avventura. E magari condividi questo video con i tuoi amici, così vi fate due risate insieme. Vi ricordo che potete acquistare le nostre felpe, magliette e zainetti di Poppy Playtime, Squid Game e Among Us su Nerd Overdose. Troverete il link per acquistarle nel primo commento. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, Olivoggi, Olisante. Ciao!